Cosa inconsesso? Le raccomandazioni da Bruxelles sono arrivate. Attenzione italiani, bisogna investire nella ricerca, migliorare le infrastrutture, ridurre il lavoro nero e accorciare la durata dei processi. Ma perché l'Europa chiede questo all'Italia? Posso dirvi, sono processi che durano anche 10 anni in primo grado. Siamo assolutamente deficitari sia dal punto di vista del personale amministrativo che in particolare del personale dei magistrati. Questo lavoratore fa il pendolare da 4 anni, ogni giorno prende il treno da Bari a Lecce. Insieme a decine di persone ha creato il Comitato Pendolari Pugliesi. Come età media il materiale rotabile della nostra regione supera di gran lunga i 20 anni. Certe volte diventa veramente dura perché i ritardi accumulati sulle infrastrutture ferroviarie della nostra regione spesso diventano veramente pesanti. Si arriva anche ad attendere più di una volta a settimana, più di un'ora. L'Italia investe nella ricerca solo l'1,3% del suo PIL. Uno dei problemi attuali è costituito da un lato dall'assenza di risorse, ma quello è soltanto un aspetto, ma anche ad un eccesso di burocratizzazione del sistema universitario. Vi è sicuramente una difficoltà di assorbimento delle nuove leve. La seconda invece riguarda il mantenimento dell'esistente e questo determina molto spesso che i professori vadano via. Su un territorio come quello brindisino pugliese credo che il lavoro nero abbia almeno una percentuale che supera il 30%. Questo lavoro nero, oltre a danneggiare in primo luogo, ripeto, i lavoratori, danneggia anche le aziende serie. E dalla Puglia è davvero tutto, a voi Bruxelles.